E poi ho saputo che la nazione male le campionate a nomi Giancarlo Antonioni. Buonasera della IAS, buonasera Umberto Toti, marele cântăreță al Italiei, care cel puțin tinerețea mea și copilăria mea a fost întotdeauna acompaniată de muzica domnului Umberto Toti. Buonasera de la IAS, domnului Enzo Banti, membru fondator al trofeului Maestrelli, care are o viață de 31 de ani, deja împlinită. Și nu în ultimul rând, colegului dumneavoastră de presă, domnul Enzo Buchioli, care știu foarte bine că este, zic eu, un fel de Țopescu, dacă mi este permisă exprimarea mai puțin elegantă, din România. Domnul Enzo Buchioli este o prezență permanentă, a mai fost la București, la Iași niciodată atât cât Umberto Toti, cât Antonioni, n-am mai fost niciodată la Iași. Deci, pentru prima dată la Iași am reușit cu sprijinul unor domni investitori din Italia care și-au domiciliat afacerile în România să-i aducem la Iași. Toată lumea o să întrebe de ce Iași. Iași știu foarte bine că a promis și va promite și în continuare o sursă, știu eu, de talente în materie de sport și, dacă vreți, de fotbal. Motiv pentru care vom începe conferința de presă în această seară cu întrebări adresate domnului Antonioni ca și primă pas în cadrul acestei eseri, care la final o să aveți surprize care, știu eu, sunt chiar demne de a fi apreciate, că în sfârșit, în dulcele tânga aliișilor, am reușit să domiciliem aici nume importante din fotbalul mondial și nume importante din muzica italiană, care în sfârșit ea s-a adusă la Iași cu sprijinul unul investitor italian. Mulțumesc! Cantante e come un grande cronista, un giornalista. Sì. Sempre della disponibilità e della cortesia che tutti i componenti diciamo del territorio, del governo di Iași. Chiaramente la Claudia Urso è quella che va da Tradunion a tutte queste iniziative che ogni anno vengono fatte grazie alla collaborazione tra Italia e Romania. Il trofeo Maestrelli qui oggi è Antonioni, che non più tardi di 6 mesi fa ha avuto un riconoscimento importante, diciamo, dato alla carriera di Antonio per quello che ha dato. Poi non dimentichiamoci, è un campione del mondo. Autorităților locale, celor care au sprijinit aducerea acestui eveniment aici la Iași, guvernului local, adică autorităților locale. Apoi a spus puțin despre acest, a mulțumit despre acest trofeu. Più o meno vi riconosco tutti, no? Come stampa e come TV e come stampa. Quindi quest'anno è la 31ª edizione. Io sono contento che la Claudia mi abbia chiesto di poter portare Giancarlo Antonioni a questo avvenimento, che è un riconoscimento che ogni anno verrà fatto e viene fatto con grandi personaggi nel mondo del calcio, lo sportivo, e che hanno dato lustro nel mondo. Direi che Giancarlo Antonioni, con tutta la squadra del 1982, che come sapete sono tanti che hanno partecipato alla vittoria mondiale. Apprezzate formale di Enzo Bucchioni, che spiega il trofeo Maestrelli dai ragazzi che fanno questo torneo. Don Bucchioni va a vorbire di
per capire il trofeo Maestrelli è nato 31 anni fa per ricordare Tommaso Maestrelli, che è stato il vincitore, il primo vincitore dello scudetto con la Lazio, storico allenatore della Lazio, vinto lo scudetto per la prima volta con la maglia bianco-celeste. 31esima edizione, un torneo giovanile, si svolge il trofeo Maestrelli, un torneo giovanile al quale hanno partecipato molti che poi sono diventati campioni, ne cito uno solo, Messi ha giocato nel torneo Maestrelli d'Italia 10 anni fa, un torneo importante a livello giovanile che poi ha come conseguenza la premiazione ogni anno di un giocatore emergente e di, soprattutto di un allenatore. Tutti i principali allenatori degli ultimi 30 anni sono stati premiati dal Maestrelli e sono stati presenti a ritirare il premio, da Lippi, campione del mondo, quest'anno è stato premiato Guardiola e a novembre ci sarà Allegri. Questo per spiegare, per chi non lo sapesse, cosa significa il torneo Maestrelli in Italia. L'intenzione è quello di portare, di fare un torneo Maestrelli Romania per sviluppare una scuola calcio, per implementare la cultura del calcio e dello sport in Romania con la presenza di campioni dello sport, di questo sport, che facciano da traino a tutto il movimento. Un po' più giovanile, per Cetiner, Messi chiar un urmă cu 10 ani a fost unul din jucătorii premiați prin cadrul turneului Maestrelli. Intenția, ea și Guardiola în mai, în maggio, deci 7 maggio e stato Guardiola. Intenția declarată a oaspeților noștri, este de a... Prego. Sono contento della presenza alla mia destra di Umberto Tozzi, che è grande cantautore, grande sportivo anche, l'ho seguito, non so, qualche partita ci siamo trovati di calcio, e rappresenta per l'Italia la musica in questo caso, e quindi è un grande personaggio. Poi a sinistra Enzo Bucchioni, che conoscete, ed Enzo l'organizzatore dell'evento. La mia presenza al Tommaso Maestrelli, fortunatamente ho avuto la fortuna di giocare contro Maestrelli nel 73-74, quando la Lazio ha vinto il campionato. Io avevo appena 19 anni, però mi ricordo quella squadra che ha meritato ampiamente di vincere quell'anno il campionato. Con Chinaglia, Wilson e Cecconi, D'Amico, che iniziava anche lui giovanissimo, Pulici, Nanni, Carlaschelli, Nanni, quindi è una squadra importante. Allora, domnul Antonioni mulțumește și este onorat să se fie alături de domnul Umberto Tozzi, un mare cântăreț al Italiei și un mare iubitor de fotbal, și alături de domnul Bucchioni. Dânsul a avut ocazia, amintește că a avut ocazia în 73-74 Lazio, atunci l-a convins în campionat. Poco tempo fa, e sono contento di questo, per ricordarmi della persona Maestrelli, ma anche per il premio mi è stato dato forse per la fedeltà che ho avuto nella mia carriera calcistica. Ho solo giocato nella Fiorentina per tanti anni, 15 anni, da professionista, e poi niente, diciamo, ho finito la mia carriera a Losanna, in Svizzera, però gli anni migliori li ho passati nella Fiorentina. Il giocatore più amato della storia della Fiorentina. Lui non lo dice, ma è il giocatore più amato della storia centenaria della Fiorentina. Sì. Non ho vinto molto con la Fiorentina, quello mi dispiace. Beh, però insomma ho il campionato del mondo che mi ripaga un po' di quello che non sono riuscito a ottenere con la Fiorentina. Sono legato anche ad Adrian Mutu, che ha avuto il piacere di conoscere a Firenze in questi anni, grande giocatore, quindi visto che ci troviamo in Romania, dove Adrian sicuramente è ricordato come un grande calciatore, tra l'altro anche la maglia numero 10 che doveva avere da queste parti, so che c'era
che ho portato la maglia numero 10, però che dovrei... Ce l'ha Nicola. Dove sono le maglie? Fuori le maglie. Nicola. Fuori le maglie. E visto che qui siamo in un regno di maglie, vedo maglie da tutte le parti. Ecco le maglie. Ho portato una della Fiorentina numero 10, attuale, che vorrei consegnare, e una della nazionale. Non è mia questa, è... Questa non ce l'hai, o ce l'hai? Ce l'hai questa? No, no, questa l'ha, ho capito. Questa non ce l'hai, no. Questa non so, forse... Questa è di Muto, non c'è scritto il nome, però... Mossa, c'è tutto il nome. Mettiamo davanti. Davanti. Ora deve filmare però. Dopo le film, che poi ci auguriamo diventano dei grandi calciatori, come ha detto Enzo prima, Messi, ma non solo lui. Tantissimi giocatori che poi sono Nesta, Del Piero, io no perché ero già troppo vecchio, Fabri, grazie, c'era per l'età, no, eri più piccolo, poi tanti altri, quindi è sicuramente un ricordo di un grande personaggio, ma anche un torneo molto interessante. Adesso passo la palla a Umberto. Va bene, è così ci illustrerà lui quello che deve dirci, non solo a livello calcistico, ma soprattutto a livello musicale. Beh, se me la passi la palla tu sicuramente me la dai bene. Bene, sempre. Beh, io niente, sono un po' un intruso in questa manifestazione, però sono molto felice di esserci e di essere specialmente di fianco a Giancarlo. È stato, credo uno dei più grandi calciatori della nostra storia dell'Italia, e quindi per me è un grande onore essere al suo fianco. Sono stato un suo fans per tanti anni, come tutti credo in Italia, specialmente quando lui giocava nella nazionale, però un talento così lo vorremmo vedere ancora in altri nuovi giocatori della nostra nazionale italiana. Io sono qui di passaggio, ho avuto un invito e sono molto felice di esserci, e ringrazio dell'accoglienza, dell'accoglienza che ho ricevuto, e sono qui perché sto cercando di poter fare un concerto in questa terra meravigliosa, e mi auguro che questo possa venire presto qui a Iasci, e stiamo cercando di organizzarlo, mi auguro che questo avvenga nel prossimo futuro, e visto che ho saputo che conoscete il repertorio della mia carriera musicale, mi piacerebbe molto fare un concerto live con la mia band qui. E se nella circostanza ci fosse anche un'opportunità mettere una buona parola per organizzare una partita di calcio di solidarietà con la nazionale cantanti, io forse solo con le scarpe di Giancarlo potrei giocare per fare qualcosa di buono, perché ormai le ho appese al chiodo anch'io. E io pure da tanto. No, però sono veramente felice di essere qui con voi. Lasciamo tradurre. Domno Tozzi spune că se simte ca un intruder din Italia. Este o onoare pentru dânsul să fie alături de unul din cei mai mari jucători de fotbal a Italiei, pe care avem disponibilitatea să organizăm o partidă de... Sì, tutti, sì. Allora, și dânsul este fericit că noi cunoaștem deja muzica lui, o mare parte dintre noi cunoaștem deja muzica lui. Di calcio da bambino, da ragazzino, e tra l'altro ero anche così un discreto talento, però poi non andavo molto bene a scuola, allora papà mi ha bocciato, ero stato anche premiato
come miglior giocatore dei NAG del Torino. Io sono nato a Torino e avevo avuto una settimana premio per farmi vedere a Coverciano, appunto, e invece il papà mi ha bocciato subito l'idea, e così ho troncato quella carriera che poi invece ho sfogato nella musica, e ho fatto esattamente il contrario di quello che voleva mio padre, che desiderava che andassi a lavorare in banca, e così la ribellione della gioventù è stata questa. E ho preso una chitarra in mano e poi tutto il resto lo sapete. E noi, anche per me, anche da aggiungere a questo, per cari di già lo conoscete, fare le domande. Avete un trebord? Fagli le domande. Un trebord per un trinchetato? Passiamo a Nicola. No, Nicola, vi spiego. Nicola è un po' anche lui, è l'anima di questo. Nicola, avendo un rapporto molto stretto ormai da tanti anni con la Claudia, che ritengo una ragazza eccezionale, e quindi siccome Tozzi ha fatto una specie di dire si potrà fare una partita, beh, Nicola è già avanti su questo, ci impegneremo, ha già parlato con il direttore, quindi sarà un impegno e noi siamo disponibili sia anche come maestrelli per poterle fare sia in Italia che in Romania, quindi siamo a completa disposizione per l'organizzazione. Grazie. Però, Nicola, questo si tecca. Vabbè, sì, hai già detto tutto te, Enzo, e i nostri favolosi ospiti. Sono contento di aver portato queste due persone a IASH. Io vengo nella vostra terra da 3 o 4 anni, mi trovo benissimo. Sono un grande amico di Claudio Auzzu e niente, insieme a Enzo Banti, che è il fondatore del Maestrelli, stiamo cercando di fare anche insieme a Mops qualcosa di utile per i bambini dai 6 ai 12 anni, pure qualcosa, vediamo, insomma è tutto un attimo in embrione, ma comunque siamo in Romania, perché abbiamo fatto a Cluj la famiglia, abbiamo Antonioni all'ambasciata, abbiamo fatto l'ambasciata e stasera abbiamo l'Antonioni e il grande Umberto Tozzi, che nel mondo è lui, basta il nome, ok, grazie a tutti. Vai mamma, decidi te, se c'hanno delle domande. E campione mondiale, perché noi non sappiamo adesso, ma forse sappiamo una sappiamo. No, già, è la sensazione che quando uno inizia a giocare pensa di diventare, però si sogna. Si sogna, è il sogno di tutti e io ho avuto la fortuna di realizzarlo. Come già detto prima, non si può equiparare a nessun altro trofeo, nemmeno una vittoria, non so, Champions League oppure un campionato, forse ecco il campionato, perché il campionato sono 38 partite, però chiaramente il mondiale ha una risonanza talmente diversa, più importante, che è diversa. E quindi niente, a distanza di 29 anni ancora siamo ricordati come campioni, vuol dire che anche la gente l'apprezza moltissimo. E come si è sentita lei quando la Romania ha battuto l'Italia? Zero, con Bologna. Lo so, no, quello mi ricordo, vero. Gol di Bologna, tra l'altro, che mancava a me pure, quindi mi ricordo quel gol di Bologna. Però quando venivamo in Romania era sempre difficile fare il risultato. Adesso lì eravamo venuti con un po' di euforia, un po' di... E poi sai, battere il campione del mondo per la Romania è stata un'impresa importante, però la Romania credo che abbia sempre giocatori validi in qualsiasi situazione, giocatori tecnicamente dotati, e quindi si trovano difficoltà a incontrarli, soprattutto in casa. Come si vede adesso il calcio per lei, il calcio rumeno, senza Mutrei o Chimo? Beh, in questo momento non è il calcio rumeno di prima, però ci sono giovani interessanti. Io seguo sempre le nazionali giovanili, conosco anche le nazionali giovanili rumene.
quando le incontriamo troviamo difficoltà. Vuol dire che anche il settore giovanile rumeno è in crescita, esprime sempre giocatori in prospettiva, quindi sicuramente si potrà ritornare ai livelli che li competono. Di questi giovani calciatori, lei sa qualche nome? Rumeni un po' meno, seguo chiaramente gli italiani perché conosco quasi tutti quelli giovani italiani. Chi dice lei che fra 10 anni, diciamo, sarà un grande nome nel calcio mondiale? L'Italia, per esempio. Beh, Italia... Come è stato Messi 10 anni? Sì, lo so. In Italia ci sono giocatori di 15-16 anni bravi, però poi bisogna fare quel salto che è difficile per tutti. Passare da adolescente a lei può dare un nome a una persona un po' più matura. Parliamo di quel nome, Shaarawy, quello che tutti stanno parlando. Quello è Shaarawy, è italiano, ha un nome egiziano, i genitori, però lui è nato in Italia, che ha acquistato il Milan per la modica cifra di 7 milioni di euro per la metà. E io posso dire lui perché lo conosco. Grandi doti tecniche. Tra 10 anni parliamo di Ha solo 19 anni, quindi insomma, 10 anni anche un po' prima penso. Ok, facciamo 5. Ben 5 anni. 5 anni. Signor Bucchioni, come si vede nelle stampe italiane il calcio rumeno? Adesso, gli scandali, con il Mutu, con chi? Sono due giocatori diversi. Parlo di Chimuto e Chivu perché sono molto conosciuti. No, parliamo di scandali. Chivu mi sembra un giocatore dal punto di vista morale diverso. Mutu ha avuto qualche tra virgolette incidente di percorso, quello del doping dell'anno scorso, e poi sempre un po' bollente fuori dal campo, e questo secondo me ha condizionato